Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Questo è un video special perché è dedicato a tutti gli amici alla Bowl. Ma sapete, ci sono alla Bowl, non vale la pena puntualizzare ogni volta ogni cosa. Siccome che stamattina c'è stata una processione stamattina alla Bowl, volevo puntualizzare le parole, così diciamo col tempo vedremo chi ha ragione di questa cosa. Come voi ben sapete, ieri c'è stato il derby di Milano, vinto, anzi stravinto dall'Inter per 5-1. Gran bella gara dell'Inter, meritatamente vittoria, gran bel gol di Thuram, tutto quello che vogliamo. Anzi, quello devo dire una cosa, che quello che mi è piaciuto di più dell'Inter ieri, che sul 3-1 ha continuato a giocare, a fare 4-1, 5-1, come voglio che giochi la mia squadra. Purtroppo nel primo allenamento alla Bowl, come all'ora, e sul 2-1 al massimo ne gioco il chiavo pallavo. Però non è per questo che voglio fare il video, volevo puntualizzare tutte le chicche di oggi della processione. Allora, poi me lo sono scritto, cavai guagnè, me le sono scritte. 1. Ma che è? Si visca come si gioca pallavo. Alon. 2. Salutate la capolista, quarta giornata. Ce l'ha fatta, tra che perché sono amici, vengono a fare colazione, vengono con caffè, tra la cerchia. E anche qualche messaggio in privato, per le chicche della Labon. 3. L'am regalato scudo, è un go che stiamo a pensare che l'am regalato scudo 2 anni fa. Che loro avevano avuto scudo. 4. Ma che è quando vlimne? Ce l'ha mai fatto che cazzo piola? Quando cazzo valuta me pioli? Nonché quando andò all'Inter che fece 7-8 vittorie consecutive, ne aggiungete qua. Vabbè, è un classico. 5. Che se andrà me, guagnè. Guagnà Thuram è meglio di Lukaku. Thuram è meglio di Lukaku. Vedete a c'è la vela stai, guagnè. Vedete a c'è la vela stai. Purtroppo è che sì, la labù, la labù. Aspetta, è una speciale, non passate. Ce n'è un'altra, ragazzi. E mica se ne esce al curbidone da zingo, come chiamo tau, ma che è? Facciamo fatto acquisto buon, un figlio di Lilian Thuram. Ma se invece è gol facciai, ehi? E un altro è questo, è l'anno della stella. Perché la stella? Muovan la stella! Muovan la stella, perché fino a qualche anno fa ho scudo in un balevnù, blibli, blibli, cos'è nell'anno della stella? Allora ragazzi, siccome che io mi ricordo qualche cosa, mo vi vado a ricordare io qualcosa. Ieri era 16 settembre 2023, mo vi racconto un episodio. 18 settembre 2016, vedi, quarta giornata come ieri, Inter batte Juventus 2-1, Juve in vantaggio con l'Eichsteiner, pareggia Icardi, combinazione come ho gol di Thuram, adesso sì, vedete come le coincidenze? Perisic dalla vittoria all'Inter, allenatore Frank De Boer, l'Inter vince, ebbene la metà, anche il Cristian de Talapol, messaggi come ieri, Juan Vlim, salutato la capolista, Xavita Sciacchiangia la Medon, tutti i barzellini. Ebbene ragazzi, sapete come è finito quel campionato? Juventus prima con 91 punti, Inter settima con 62 punti. Che se ne vuol dire che un Milan va meglio scudetto,
L'Inter va a secca. Volevo dire ai ragazzi, agli amici, alla Labone, quando uno vince è giusto che esulti, ma per tutti questi barzelletti che sono andati, perché fate così ogni volta? Vi ricordate Mangi, il muro, Murillo, Miranda, Prindeneta, quasi campione d'inverno, Spalletti, cioè avete tante esperienze. Però non barite me, ogni volta che vincete una partita con una squadra, con un big match, ah, ma da cerchiato sti barzellai. Perché fate così? Avete meritato, è giusto, giustamente state prime, sta andando bene, tutto a posto, Simone Bell, sempre più bello, ma che se ne vuol dire su sti argomenti? Dovete sempre volare basso, prima vita scelta, ma che? E poi vita parlare, poi ho detto a un amico. Se non ricordo male, l'anno scorso avete vinto andata e ritorno col Milan, giusto? Sì. E ci avete vinto? Nulla. Avete vinto andata e ritorno in Champions e ci avete vinto? Nulla. Come vedete, la gioia della vittoria, Cristo, ma ok. Ma volesse accompagnare Cufru. Vabbè, ragazzi, volevo puntualizzare perché stamattina. Anche se non sono milanista, ma sono andato a cercare tosti di cose. Va bene, alla quarta giornata. Mor figurta, alla quattordicesima, alla ventiquattresima. Ragazzi, era giusto una puntualizzazione di che cosa succede il giorno dopo dei big match in via Capellini. Va bene? Perché quando è capitato che ha vinto il Milan o la Juve, non è successo, stico. Anzi, per qualche giorno questa gente non si fa vedere. Tolgo il disturbo, saluti tutti gli amici, come da dalla Medo, la nostra Madonna dei Martiri, protettrice dei marinai, blinci ben fincastì, e basta. Siate più sportivi, blinci ben fincastì, un saluto a Via Capellini e buonasera. Ciao ragazzi!